Una bellissima iniziativa che ha lanciato il consigliere Pappalardo, che ringrazio pubblicamente per questo che è certamente un simbolo per dare continuità a un impegno che l'amministrazione ha assunto fin dai primi giorni, quello di avere un'attenzione per le zone periferiche, ma che si inserisce in maniera ancora più ampia nella politica di questa amministrazione di sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche ambientali, al concetto di riuso e di rispetto dell'ambiente in cui ci troviamo. Questi sono dei pian delle, de delle piante che erano state estirpate nel corso dei lavori per la strada Siracusa-Floridia e che invece di finire distrutti e lasciati morire, di fatto trovano una nuova possibile collocazione, una nuova opportunità di vita qui nel In quartiere realtà, Maddaloni. questa piantumazione, che continua un vecchio progetto che abbiamo lanciato con la Castelluccio, 588 alberi per Siracusa, sarà un'impresa, però è come dire, timidamente un percorso continuo. Noi Però, ne nei rapporti splendidi che ci sono con l'ingegner Urciullo, che è il progettista delle opere, avendo intercettato la presenza di questi alberi allocati ma pronti per essere piantati, abbiamo chiesto se era possibile piantarli in aree comunali adatte, e qui ci siamo avvalsi anche della conoscenza dei siti che ci ha fornito il geometra Magliocco e l'agronomo russo, che aveva i siti avevano la necessità di avere, o meglio, gli alberi avevano la necessità di avere un punto di irrigazione queste continuo. neoniforme, noi ne siamo che ben lieti, che ben grati che Mazzarona si postano i riflettori per quanto riguarda questa impiantumazione, ma è ovvio che un lavoro certosino è stato fatto con il consiglio di quartiere, tutti a selezionare e a dare la priorità alle aiuole che andavano per prima essere impiantumati. Politicamente devo anche sottolineare una cosa, e spero che da questo progetto venga fuori un'attenzione maggiore, che piantumiamo ma dobbiamo anche curare quelle che già ci sono. Alle mie spalle vedete una bella porzione di verde come arredo urbano, un po' trascurata, anzi molto trascurata, e quindi l'amministrazione debba avere anche la cura, ed è questo quello che tendo a sottolineare, che una volta impiantumati dobbiamo curarli, quindi impiantumiamo ma curiamo. Siracusa 2000, musica 70, 80 e notizie 24 ore su 24.